Buongiorno cari amici, buon inizio di settimana anche perché ieri abbiamo festeggiato la solennità del lunedì dell'angelo di Pasquetta 2022, preceduta ovviamente dalla Pasqua. Allora, prima di entrare nel merito, come dice anche il titolo di questo videoclip, ovviamente ricordiamo che quest'oggi abbiamo, oltre alla pallacanestro in diretta su Sky, ovviamente, abbiamo i ritorni tra oggi e domani delle semifinali di Coppa Italia Freccia Rossa di calcio maschile Serie A Serie B, ovvero Inter Milan e Juventus Fiorentina. Con questa sera alle ore 21 Inter Milan e domani sera Juventus Fiorentina, tutto rigorosamente in diretta in esclusiva sul digitale terrestre canale 5 HD Italia. Oh. Ora invece appunto, come dicono il titolo del video, basket, Eurolega, Olimpia Milano è tempo di playoffs. Eh sì, cari amici, l'Olimpia Milano si gioca i playoffs, un posto al sole per le Final Four. Chi sarà l'avversario? Sarà l'Anadolu Efes Istanbul, partita questa sera 19 aprile 2022 alle ore 19 in diretta dalle ore 18:30 circa con il pre-partita su Sky Sport 1 HD Italia, canale 201 se non vado errato. Credo che questi playoff siano almeno di 2 vittorie su 3, ma andiamo a fare un resoconto generale. Ed in particolare abbiamo oggi appunto alle 19 Olimpia Milano Efes Istanbul, alle 21 Barcellona contro Bayern Monaco, domani alle 20 Olympiacos Monaco, alle 21 Real Madrid Maccabi Tel Aviv, il 21 gara 2 delle prime sfide di oggi, Barcellona Bayern alle 20:30 sembra il Forum di Assago, Olimpia, Xchange, Armani, Milano, Anadolu, Efes, Istanbul. Il 22 alle 18 Olympiacos, Monaco, alle 20:45 Real Madrid, Maccabi, Tel Aviv. Poi si passa settimana prossima, eventualmente, ma può darsi che qualche partita vada alla bella. Il 26 aprile 2022 alle 19:30 in terra turca, Anadolu, Efes, Istanbul, Armani, Xchange, Olimpia, Milano alle 19:30, alle 20:05 Maccabi, Tel Aviv, Real Madrid. Il 27 si chiude il cerchio, Bayern Monaco Barcellona alle 19, Monaco Olympiacos sempre il 27 alle ore 21. Quindi che dire, speriamo che la nostra Armani Exchange Olimpia Milano faccia una degna figura. Io penso che partire bene sia molto importante, quest'oggi ci vuole una bella vittoria in termini di carattere, di gioco, di qualità, quantità, grinta e forza collettiva di squadra che Milano sa, perché diciamo che vincendo quest'oggi, poi mettiamo il caso, sto ipotecando che l'Efes vinca gara 2, quindi si va dalla bella, ovviamente la cosa diventa più intrigante e spettacolare, però staremo a vedere. Ovviamente la Final Four, sappiamo tutti, è una classica della massima competizione continentale di pallacanestro, l'Euroleague, paragonabile alla Coppa dei Campioni o Champions League del calcio maschile. Quindi auguriamoci il meglio, anche perché, per esempio, a parte l'Olimpia Milano, abbiamo
È una coppa un po' mi di minore importanza, però sempre considerabile abbastanza bene, ovvero la Reggiana Reggio Emilia, che se non mi sbaglio nel mese di maggio farà la finale della FIBA Europe Cup, e poi abbiamo comunque per esempio anche Venezia, la Virtus Bologna nei playoffs di Eurocup, quindi forse l'Inter Milano. Vedremo chi saranno le finaliste della Coppa Italia Frecciarossa Serie A Serie B 2021-2022. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. I canali di riferimento, sapete, YouTube, Facebook, Instagram. Hasta la vista buena, ciao!